Massimo, questa nuova serie Gloria su Rai 1, tu interpreti, diciamo così, il manager di Sabrina Ferilli. Com'è stato ritrovarla? Avete fatto anche dei grandissimi successi al cinema insieme, indimenticabili per il pubblico. Diciamo ritrovarla sul set, perché nella vita con Sabrina manteniamo da sempre un rapporto di amicizia, di collaborazione, di tante cose, insomma, per cui non è che ci siamo non visti per tutti questi anni e poi di colpo. Mi è piaciuta fin dall'inizio l'idea di ritornare a lavorare con lei e mi sono sempre chiesto, me lo chiederò, continuerò a chiedermelo, perché in tutti questi anni non hanno continuato a farci lavorare insieme. Noi siamo sempre stati una coppia poi da un certo punto di vista vincente, perché sia in teatro, sia in televisione, sia al cinema. Però questo è il paese dei dimenticati, ognuno di noi ha continuato a fare una carriera meravigliosa, se no non saremmo qui, per l'amor di Dio, non è un piagnisteo il mio. Però credo che ci sia stata parecchia disattenzione da questo punto di vista, nel senso che io e lei siamo sempre stati nella condizione di poter esprimerci, no? Per quello che volevamo e che siamo, e i dati, se uno va a rivedere i titoli, quello che è successo, ci darebbero ragione. Non so perché sono passati tutti questi anni senza che noi continuassimo a vederci a cena, a andare in vacanza, a fare cose, e poi non ci facessero lavorare insieme. Ma questo è il bello del nostro paese distratto. Ho trovato questa commedia anche un po' romantica e malinconica allo stesso tempo, perché una grande attrice che ha fatto la storia del cinema fa televisione, poi tenta di tornare al cinema e trova tante porte in faccia. È un qualcosa che accade secondo te anche nella realtà, cioè aiuterà il pubblico anche a scoprire un altro lato degli attori, delle star che idolatrano? Guarda, io ricordo una cosa che mi è rimasta impressa, che Bette Davis, che aveva vinto, se non sbaglio, due o tre Oscar, a un certo punto della sua carriera, non lavorando, pubblicò un annuncio sul giornale in cui diceva: attrice che ha vinto tre premi Oscar, cerca lavoro. Sarà stata anche una provocazione, però uscì sul giornale. Bette Davis, sto parlando di una diva del grande cinema produttivo americano hollywoodiano. In questo caso qui, io penso che quello sia il motivo di partenza che Fausto ha immaginato giustamente per partire a raccontare una storia che potesse contenere l'uno e l'altro. Cioè non è solo, con tutto bene, non faccio nessuna polemica, ma insomma, Boris è una farsa intelligente che racconta e mette, no, accende i fari su un dietro le quinte molto spinto da questo punto di vista, ma era una scelta. Dico, in questo caso qui c'era bisogno di entrare nel backstage del nostro mondo, il dietro le quinte, però trovando l'umanità e la disumanità del nostro ambiente.